È cominciata l'estate, finalmente possiamo continuare con Mystery Dungeon senza alcun problema, dato che ora siamo abbastanza liberi per fare quel che vogliamo. Salve a tutti e bentornati in un'altra parte di Paco Mystery Dungeon, no? Portali sull'infinito. Siamo qui insieme ai Raygun per poter andare avanti in questo dungeon scappando da Salamence e dai suoi alleati. Proseguiamo nel dungeon. Canyon giallo. Wow. È abbastanza altino, eh? Ecco lì l'entrata, un po' distantina, ma non è un problema. Sto attenti ai Pokémon selvatici e andiamo. Voglio proseguire, beh, ovviamente, certo non starò qui. Dunque, non sappiamo che fine abbia fatto Pikachu. Quindi speriamo in meglio. Allora, andiamo avanti. Ho trovato Sonnosfera, male. Perché non è? Sono meglio dei lingotti, perché almeno possiamo poi riutilizzarli. Ops. Possiamo riutilizzarli per prenderci degli strumenti, oppure per avere tanti soldi. Tanto proseguiamo al piano 3. Non è possibile che siamo due draghi e nessuno dei due utilizza mosse tipo drago, a parte i gradi drago che non è nemmeno super efficace. Vabbè, speriamo bene col passare dei livelli. Perché non ho idea di che livello si imparano nuove mosse per Axew. Ehi, oh, un po' di rispetto. Il problema è che Hydreigon non ha mosse per poterci aiutare, l'avete visto, l'avete notato. Purtroppo non riesce a fare più di tanto, non ha quegli attacchi che colpiscono anche a distanza. No! Sei proprio un idiota. Speriamo di avere qualcosa. Revital Sem, vabbè, vaffancuore. Al massimo muore avvelenato. Strumenti. Baccarancia mangia. Axew. Attenzione, Pokémon avvelenato. Fateci passare, per favore. Come noto non ci sono strumenti per togliere l'avvelenamento al nostro povero Hydreigon. Però devo dire, wow, che fortuna che abbiamo, ci sono le scale. Siamo al piano 5. Ah, dobbiamo superare di nuovo una lunga strada con dei Pokémon selvatici. Ma sì, ce la possiamo fare. Non vedo l'utilità di queste cose, di dover fare queste strade lunghe per poi non trovare nemmeno Pokémon selvatici contro. Va bene, può essere utile per alcuni aspetti, ma non più di tanto, non più di tanto. Ok, questo dungeon volevo dire che mi sembra abbastanza facile. Oh, che bello vederti. Revital Seme. Ho abbastanza soldi? Sì. Perfetto. Allora,
Per ora non abbiamo problemi ad andare avanti, quindi proseguiamo tranquilli. Oh, Axius è a livello 26 e non imparo nessuna mossa drago. Male, molto male. Comunque, non demoralizziamoci e continuiamo tranquilli la nostra storia. Stupido fungo. Bene, piano 7. Siamo già abbastanza avanti, devo dire. Wow! Scaraventato via. Vabbè, te pensi a uno, io penso all'altro. Bravissimo. Ok. Dico troppe volte ok. Forse è una tipo un tic, una mania. Speriamo non sia più di tanto un problema. Trovate le scale. Piano 8. Probabilmente sarà uno di quei dungeon intermezzi che durano solamente 10 piani, eh. Ne sono quasi sicuro. Non so perché, ho questa sensazione. Male, non posso usare strumenti. Porca. Ovviamente non lo colpisco manco una volta, ma mi ricarico con la matto magica. Allora, ho notato alcune cose riguardo a questo titolo. Alcune cose interessanti anche. E vi ricordate tutti voi probabilmente le trappole? Sì, vabbè, dai, chi non se le ricorda. Comunque, queste trappole, rispetto ai primi dungeon, cioè ai primi Mystery Dungeon, non ai primi dungeon, altrimenti lo spiego male, anche se ci ripassi sopra una seconda volta, diciamo che non è che continuano a funzionare, dopo una prima volta spariscono, quindi con la fortuna praticamente noi possiamo, fortuna, vabbè, è un parolone, per sfortuna, se noi ci passiamo sopra, avremo però la fortuna che si attivino una volta sola, non come i primi Mystery Dungeon che andavi sulla dannata mattonella della confusione e continuavi a ricapitarci perché il tuo Pokémon casualmente camminava in quella direzione. Ok, spiegato questo, boh, andiamo avanti, fine, piano 9. Diciamo che questo siamo riusciti a farlo abbastanza velocemente. Non cerchiamo di non mandare tutto a quel paese all'ultimo. Dobbiamo tornare indietro per forza. Posso utilizzare l'attacco coordinato, ma combinato. Piano 10. Ah, oh, un po' di fortuna ci vuole. No, non ci sono 10 piani, errore mio. Non è un grande problema, tanto diciamo che anche se me la tiro un po', cioè nel senso che mi porto abbastanza sfortuna da solo, devo dire che per ora è stato abbastanza facile. A parte questi Pokémon qui che, vabbè, facili da battere. Sì, vabbè, tutti qua erano adesso. Sbagliato ad attaccare, benissimo. Garanzia, boom. Amungus raccoglie seme impeto. Yeah, seme impeto. Porca. Dai, continua pure ad attaccarmi da lì mentre io ti utilizzo Ira di Drago da qui. E hai un Dragon, ti mette KO. Non dirmi che questa è una strada bloccata, uffa. Ho trovato Fiocco Scelta. Vabbè. Ma ci saranno 15 piani, 15-20 piani. Boh, non ho idea, sinceramente. Devo vedere tutto quando arriviamo alla fine. Adesso non so ancora niente io. Boom, boom. Ecco, all'ultimo ovviamente non lo colpisce, tanto per cambiare. Allora, doppio colpo è l'attacco più forte che ho per ora. Meglio di niente. Ah, l'ho terminato. Porcaccia. Che cazzo è stato?
Allora, cerchiamo di aiutarlo. Alla meglio che possiamo. Il Red Dragon non è proprio la migliore da utilizzare in sti casi, però. Oh, bravo. Intanto beviamo un Elisir Max, così. E Dragon, però, che livello è? Porcaccia, livello 64. Qua mica si scherza, eh. Ma se è livello 64, perché toglie così poco? Che cosa c'è? Sonosfera, male. Vabbè, matto magica. Che bello, abbiamo dei Graveler roccia, potrebbero tornarci utili in alcuni casi, ma non subito, no, no, chiedo scusa. Siamo al piano 13, ho una cosa semplicina. Per il momento almeno. Lo proseguire, ma se proprio dobbiamo lo facciamo, dai, dai. Ho completato il dungeon. Va bene, va benissimo. Sta calando il buio, tra poco sarà notte. Eh già, non abbiamo fatto altro che camminare. Sono proprio allo stremo e poi sembra che siamo riusciti a seminarli. Potremmo anche fermarci qui per la notte. E vabbè, va bene. So dov'è Pikachu però. Queste onde strane della videocamera. Anche se adesso sono così distante dal Poké Paradiso, la luna e le stelle sono lo stesso che. Sono le stesse che brillano sui miei amici laggiù. Sai cosa staranno facendo adesso? Pikachu, spero che tu stia bene. Ti prego, cerca di tornare al Poké Paradiso sano e salvo. Laggiù ci sono i nostri amici pronti ad aiutarti. E anch'io devo riuscire a scappare. E tornare al Poké Paradiso. Axiu, vorresti tornare a casa, non è così? Però prima c'è qualcosa che vorrei chiederti di fare. Qualcosa che dovrei fare. Sì, sconfiggere il Glacius. Ti devo una spiegazione. Ti starei domandando perché ho chiesto aiuto proprio a te, che sei un essere umano. L'arrivo di Salamence prima che ci hai interrotti. Ma ora ti racconterò tutto. Per prima cosa, devi sapere che io, in realtà, non sono un Pokémon. Ma che significa? Beh, non è che io non sia un Pokémon. Nell'aspetto, in effetti, lo sono. Ma solo in via temporanea. In realtà, io sono la voce della vita. La voce della vita. Sono la voce di tutto ciò che è esistente in natura. I monti, i fiumi, l'erba, gli alberi. La voce della gioia e la voce del dolore. Tutte queste voci, unendosi, hanno generato un unico essere. Me. Axiu. Ma adesso questo mondo, il mondo dei Pokémon, rischia di essere distrutto. Cosa? Una misteriosa entità chiamata Glacius si è improvvisamente materializzata e si espande, erodendo questo mondo e portando lentamente alla distruzione. Questo mondo sarà distrutto da una misteriosa entità chiamata Glacius. Axiu, ho sentito che il Timoro è riuscito a raggiungere il Gran Ghiacciaio. Avete notato che laggiù le cose fluttuano nell'aria, vero? Ebbene, questo accade per influenza del Glacius. In breve, il Glacius si trova all'interno del Gran Ghiacciaio. Il Glacius all'interno del Gran Ghiacciaio, eppure è per di più il potere di far fluttuare le cose. Ah, ma forse questo significa che il Glacius è. Stanno fluttuando. Questi blocchi di ghiaccio stanno fluttuando nell'aria. Non è solo ghiaccio, ci sono anche altre cose sospese qui intorno. Allora è vero. Quindi possiamo dire che non si tratta più di semplici storie. Il grande cristallo, finora credevamo che fosse solo una leggenda, però. Da questo inizio pensate che possa essere tutto vero. Il grande cristallo che Umbreon insegue con così tanta passione sarebbe la stessa entità che sta cercando di distruggere questo mondo, vale a dire il Glacius. Per salvare questo mondo bisogna distruggere il Glacius, ma c'è un essere che vuole impedirlo. È Kyurem, il guardiano del Glacius. Cosa? Kyurem? È esattamente lui. Proprio un leggendario ci mancava in sto gioco. Un Pokémon immenso. Sarà un nemico? Quel Kyurem è il guardiano del Glacius. Kyurem ha il potere di vedere il futuro e non ammette che qualcuno possa interferire con il corso del destino. Lotterà fino all'ultimo per sconfiggere chi si oppone al fato. Uno strenue, inesorabile difensore del destino. Questo è Kyurem. Inesorabile difensore del destino. E ripensandoci, mi tornano in mente le parole di Kyurem in questo castello di, in quel castello di ghiaccio. Diceva di essere da tempo immemore il guardiano del futuro. Il futuro che Kyurem ha visto è la distruzione di questo mondo, ed è proprio quel futuro che Kyurem proteggerà fino all'ultimo.
anche se vorrà dire che è la fine. I tuoi salitori, Moon e i suoi compagni, eseguono gli ordini di Kyurem e aspirano alla fine di questo mondo come lui. Ma la voce della vita, cioè la voce di ogni singolo Pokémon che abita questo mondo, si oppone alle loro aspirazioni. Questo mondo implora aiuto, ed è per questo che il Glacis verrà distrutto a qualunque costo. Ma purtroppo esiste anche un altro impedimento. Il Glacis è in realtà il frutto della negatività di tutti i Pokémon. Quei sentimenti negativi avvolgono Glacis come un vortice, ed è per questo che quando un Pokémon tenta ad avvicinarsi, il suo spirito viene imbrigliato in questo potere negativo, e gli rende impossibile persino respirare. Ricordo quella volta. Eh sì, quando non riuscivamo a respirare. Strano. Hanno tutti il fiato corto. Quindi il motivo per cui gli altri avevano difficoltà a respirare era la vicinanza del grande cristallo, o meglio, del Glacius. Per questo motivo il Glacius non può essere annientato dai Pokémon. E allora ho pensato a chi potrebbe farlo. Forse un essere umano. L'influenza di quel vortice probabilmente non avrà effetto sugli umani. Ed è per questo che ho deciso di rivolgermi a voi umani. Ho stabilito un contatto tramite i vostri sogni. Alcuni hanno risposto al mio richiamo e sono venuti qui, in questo mondo. E tu, Axios, sei uno di questi. Ora è tutto chiaro. Io sono uno degli esseri umani che hanno risposto alla richiesta di... Ma un momento. Sono altri esseri umani che hanno risposto alla richiesta d'aiuto. Proprio così. In realtà non sei solo umano a essere qui. Ne sono arrivati molti altri, richiamati dalla voce della vita. Hanno assunto le sembianze di un Pokémon proprio come te. Cosa dici sul serio? Sì, sono qui, da qualche parte in questo mondo. Tuttavia, anche loro sono braccati da Kyurem e i suoi alleati e affrontano notevoli pericoli. E come te, Axiom vengono ingannati da Munna. Infine sconfitti, uno dopo l'altro. In questo momento l'unico in cui possa riporre le mie speranze sei tu, Axiom, solo tu e nessun altro. Per questo te ne prego, aiutaci a sconfiggere il Glacius. Non avrei mai immaginato che ci fossero altri esseri umani. Sono venuti in questo mondo e hanno assunto le sembianze di un Pokémon. Ma Munna e i suoi hanno attaccato anche loro. Li hanno sconfitti tutti, uno dopo l'altro. E se nessun altro umano riuscisse a tenere loro testa, cosa succederebbe? No, bisogna proteggere. Porco disco. Proteggere questo mondo dal Glacius. O sarà la fine. E qualcuno deve farlo. Qualcuno deve resistere. E quel qualcuno sarò io. Ti ringrazio. Dobbiamo farcela a tutti i costi. Dobbiamo salvare questo mondo. Esatto. Vuoi salvare il gioco? Salva e continua l'avventura. Io ragazzi però l'episodio lo termino qui, ci rivediamo alla prossima parte di Pokémon Mystery Dungeon Portale sull'infinito. Un saluto a Teo, alla prossima, ciao ciao!